Gottemadenghe era pieno di posti di lavoro, però poca abitazione. E non c'era un'abitazione. Le prime abitazioni a disposizione degli operai furono Fara, i due blocchi che fece Fara. Ma quando l'ha fatto? Il 70, gli inizi 70. Cioè, io ho fatto la prima uscita, sono andato in Svizzera. E questo è stato il 1955. Allora io sono andato o 63. Io ho 60. Tu sì, tu 61, 62. 60. Sono andato a lavorare in Svizzera a lavoro con i contadini e stagionale. Lavoro stagionale. Ho fatto questa prima campagnata e poi d'inverno dovevamo comunque ritornare, perché d'inverno le aziende agricole in Svizzera, col freddo che fa, non fanno niente, quindi a novembre sono ritornato. E poi mi sono rimosso di nuovo per andare in Svizzera, ma il mio desiderio era di non andare a fare il contadino, perché è un buon lavoraccio. Avendo a che fare con le bestie, con l'atmosfera, là non è che era come da noi, però volevo rientrare possibilmente in qualche fabbrica. Tutti parlavano di sto sacco, non sapevo nemmeno che cosa era, per cui tu sei stato uno dei primi, forse una di quelle persone, diciamo così, che era entrata in queste case. In questo posto tutti, eccetto proprio, ma penso quasi tutti i casellesi, hanno dei ricordi in questo terreno. Il 57 invece sono ritornato di nuovo in Svizzera, ma non in agricoltura, ma a lavorare sui binari, in ferrovia, che è un lavoro molto, molto pesante. Dagli anziani ai giovani, perché negli anni 60 non c'erano tanti divertimenti, e la gente, la signora Lili Graf permetteva ai casellesi di potersi unire e giocare a bocce, a carte o... Noi giocavamo un gioco, non so come si chiama, con la 10 centesimi di un marco, ad avvicinare, di qua giocavamo. Eravamo a cercare lavoro in una fonderia a Schaffhausen, la GF, è una fonderia, che c'è anche a Singen, dopo ho saputo che c'è anche a Singen, la stessa società, c'ha due lì. E nella sala d'aspetto, dove dovevamo chiedere per vedere se c'era la possibilità di entrare a lavorare, era piena di italiani che cercavano lavoro, non era solo. Era forse una quindicina. E tra questi si è presentato uno, che mi pare che era di Benevento, pure in italiano, si chiamava, bel nome, si chiamava Sperduto. Che poi dopo l'abbiamo conosciuto bene, e disse che lui il lavoro ce l'aveva, ma guadagnava poco. E dove era questo lavoro? Era in Germania. Così è nata la prima parola della Germania, perché non si conosceva questa migrazione in Germania. Siamo venuti che abbiamo preso un treno a Sapri, poi abbiamo cambiato a Roma e poi siamo andati direttamente a Singen. E a Singen poi già c'erano mio zio e alcune persone che poi ne hanno trasportato con mente di cose, abbiamo pigliato un altro treno che siamo ritornati a Gottemadinghe, perché Singen si trova a 6 km oltre Gottemadinghe, capito? Questo signore già era in Germania, come c'era andato non lo so, e disse che lavorava a questa ditta che facevano trattori, però guadagnava poco e lui voleva vedere se poteva passare in Svizzera, perché si guadagnava qualcosa di più. Ma noi non avevamo niente, avevamo detto meglio poco che niente, e quindi siamo andati con lui. Abbiamo preso il treno e siamo andati con lui e ci ha portato a Gottemadingen. La prima volta che ho letto il nome dal treno, ancora sul treno, abbiamo letto Gottemadingen, che si legge in Gen praticamente. Va bene.
E così siamo scesi a Gotthold-Wadingen. Questo signore è stato gentile, ci ha accompagnato alla fare il giorno dopo e siamo stati a dormire nello Stern, questo famoso ristorante che ci siamo stati diversi anni, noi e anche altri poi dopo di noi, in soffitta, dove abbiamo trovato ancora i materazzi dai sfollati di guerra. Si stavano i materazzi di guerra, proprio come accampati, insomma, eravamo sotto una soffitta, fino a che poi piano piano ci siamo sistemati. Ma ripeto, l'inizio non è stato tanto rose e fiore come si può pensare. E così siamo entrati, per fortuna, davvero. Questo è stato, mi pare, se non mi sbaglio, di giovedì o di venerdì. Il sabato abbiamo passato la visita medica e il lunedì abbiamo preso lavoro nella FAR. E lì siamo rimasti per diverso tempo. E lì allora, prima c'era, dove sono giù da abitare io, c'era mio zio, Pisano, Giuseppe, c'era Armando Costanza, e chi sia, e c'era pure cosa, a Angiolino Tancredi. Che io mi ricordo, qui ci abitavano lo stesso, però qui c'era, era di più per un giorno o due, poi andavano via la gente, capito? Ma comunque c'erano due appartamenti qui fatti, che adesso hanno smontato, che qui abitava una famiglia e là abitava un'altra famiglia pure. Sì, si faceva la cotta, andava da guadagnare assai, andava da poco, comunque siamo stati, era contentissimo, c'era un lavoro, la fabbrica, la fabbrica. Come chiamai la famiglia, ecco, ci stabilemmo. O Zacco, non ci arrangiamo, da come meglio potremmo, diciamo così, ma là non c'era né acqua, né luce, niente. C'erano solo le porte e stanze, all'indietro così. Ma arrangiava, fa tutto noi. Si è ben chiaro che queste stanze sono state fatte dai casellesi stessi, che ognuno si costruiva il suo appartamento, diciamo così, la stanzetta. E qui, prima, che mi ricordo, prima ci abitava il signor Granato Silvano, poi il signor Granato Michele e poi Pellegrino Michele, detto Michele Lo Zippo. E niente, io ho fatto conto che allora mancava la quinta elementare quando ho fatto finisce. Perché siccome che nacque mia sorella, Rosa, il 18 maggio, io avevo fatto l'esame a giugno, la quinta. Loro lavoravano attorno scambiato, non c'era nessuno che guardava a casa. E niente, venne a pigliare mio padre, che poi alla terza media ha pigliato in Germania tramite consolato. E niente, sono andato a 63, o Zaccan. Sai perché è chiamato Zaccan? No, non lo so, spiegalo, perché questo nome non l'ho mai capito. Non ricordo precisi che fu uno dei casellesi stessi. Mm-hmm. Domandarono di un'altra amica, questo amico rispose, dice, se è andato a zaccanare là, cioè si è andato a chiudere là dove sono i casellesi, e per cui ecco, derivò il nome Zaccano. Questo era il primo posto d'accoglienza. Esattamente, era la prima accoglienza. Era la prima accoglienza a Gotthold-Wadingen. Trovavano giorno, due giorni, tre a Gotthold-Wadingen era la prima accoglienza questa. E che la signora Graffi permetteva tutto questo. E questo tutto senza contratto d'affitto? Senza niente. A parola, si entrava, sì. Usciva, permetteva tutto. Era molto permissiva la signora Graffi. Sì, perché era conosciuta come una donna continua chiusa. Era conosciuta come una burbera, proprio qui. E ci è stato detto che questa signora Lilli Graffi, cosiddetta, di Gotthold-Wadingen, avrebbe messo a disposizione, se volevamo, questi fabbricati, queste. Quella era proprio una stalla dove abbiamo. E dove siamo entrati noi? Poi siamo andati, comunque ci siamo messi d'accordo, ci ha detto che potevamo sistemarlo. Ed era una stalla a tutti gli effetti, ancora con le mangiatoie, con abbeveratoie, e pavimenti da stalla. Era quindi grande. Era grande. E ci è toccato imboccarci le maniche. Abbiamo pavimentato, abbiamo pitturato, abbiamo fatto la divisione, abbiamo fatto comunque cucina e stanza da letto, erano tutto lì. C'era la stanzetta dietro dove era la stanza da letto. E l'entrata era una rimessa. Poi sopra c'è ancora altro spazio dove abitavano proprio quelle persone che venivano per un giorno o due.
fin quando si sistemavano. Sì, prendevano lavoro. Esattamente, prendevano lavoro e si trovavano casa. Strada, esattamente. Avevano la possibilità qui di dormire nei primi tempi. Precisamente. Ah, è una bella cosa. Sì, sì, sì. Chiaramente. Un bagno era unico. Era come era qua, due leoncino, se riesci fuori la porta. Erano vaso con quei bagni turchi, con un buco centrale, che i piedi ci aveva appoggiato sopra così. Stava portato si chiude l'acqua, quando aveva finito. E un bagno. La luce era con automatico. Ci voleva a 10 feneche. Tante sere, fino a morire la luce. Dice che se non ci la mette, che non ci la mette a 10 feneche. Se non ci la mette, chiunque ne caricava dentro e chiudeva autonomia le luci, in poche parole. Io mo non mi ricordo quanto durava 10 feneche. Ma così era. Qui era l'automatico con le monetine. Cosa vuol dire con le monetine? Cioè, mettevi da 50 centesimi, fin quando consumava per 50 centesimi, si accendeva, poi si spegneva immediatamente la luce, dovevi mettere altri soldi. Ah, dovevi questa sempre qua? Sì, non era col contratto, era monetine. Per tutti. Consumo, secondo il consumo. Esattamente, c'era per tutti, qui. In verità, i primi anni, era un poco critica, dicevo, se poi vanno male le cose migliorare, allora... O lì, oppure allo sterno. Un altro fabbricato poco lontano da lì e al domicilio eravamo là e poi chi c'era già fisso, che già abitava, per un giorno, due, una settimana io ospitavamo noi fin quando trovavano un altro affitto di casa e qualche altro lavoro dove potevano andare a dormire. Rosamento, c'è che non no. A me mi ricordo che ero piccolo, tenia 11 anni, mi pigliarono e mi portarono a due con Maggiolino Salamone, che è morto a moglie di Comma Rosa Savino, perché giustamente che la mia partorisce, non è che e mi portero da. E poi mi venne a pigliare, era nata Rosa. Che c'era la levatrice. C'è. Ricordo quando sono venuto io in Germania nel 72, quando sono venuto in contatto con Chieselisa, la prima cosa che mi dicevano è sempre sto Zaccano. Sì, io sono stato Zaccano, quello abitavo Zaccano, non ho mai capito. Qui c'erano tre posti, due posti a Gottimaninga e una a Randecche, dove Chieselisa c'era lo Sternen. Ah, lo Sternen che è di fronte. Qui di fronte. Che non è lontano. Lo Zaccano, questo qui, Zaccano, sì. E la Casa Bianca a Randecche. La casa cosiddetta Bianca. Casa Bianca, ma non so come è precisa, Randecchi non ho praticato quasi mai quella zona. E questo era il concentramento dei casellesi. Dietro questo fabbricato dove abitavamo c'era il terreno, l'oro, sempre quello della Lilligraffi, e ho chiesto se mi poteva fare un giardinetto con la speranza di fare una lattuga, di fare delle cose per passatempo, ma anche per mangiare delle cose che facevamo noi. E ho piantato dei caulifiori primo anno e per fare il terreno per coltivarlo, che c'era tante erbacce ingolte da chissà quante decine di anni, e allora un po' l'ho fatta io, però mi è venuto un trattore da Lafare, ho chiesto a Lafare, mi hanno mandato un tratturista col trattore e mi ha lavorato questo terreno e ci ho fatto un bel giardinetto, e poi era tutto per tutto il periodo che stavamo lì. Ho fatto un cavolo fiore bello, grande, che forse era un chilo e mezzo, se non di più. E l'ho portato a regalare alle Lilligraffi. Qui, per quanto io sappia ancora, ci ha abitato per prima, proprio uno tra i primi i casellesi che è venuto, ed era Angelo Tangredi. È il padre del sindaco. Il padre del sindaco attuale di Caselle Bene, sì. Poi c'è stato Armando Costanzo. Costanzo, ricordo bene. Poi c'è stata la famiglia Aragone. E poi c'è stato anch'io un anno. Ah, per un anno hai vissuto tu stesso? Un anno ho abitato proprio qui dentro, in queste due stanze. Qui c'erano due stanze. Come si vede, sì. Ecco, abbiamo ripreso. L'anno in cui mi sono sposato. Ah, proprio l'anno? Il 72. Sei venuto a abitare con tua moglie? Allora. Sono venuto a abitare qui con mia moglie. Bene. Ma qualche figlio è nato qua oppure è solo... Proprio lui è nato qui. Cioè non è nato all'ospedale, è a Caselle, però abitavo qui. Abitavo qui? Esattamente. Bene. Michele, insomma. Michele, esattamente. Esattamente. Per quanto dicono che c'era... composto, che non si abitava bene, però c'era un locale vasto che
un sabato e la domenica. I casellesi la maggior parte erano tutti là. Non ci mettiamo una tenda per spartere, come questa carrozza. Solo i quattro muri. Ci mettiamo una tenda, e qua lì e qua stiamo a mangiare. Tipo una tendina, era a stanza rettangolare, so, quindi su due stanze, una affilolata, una è quadrata e un'altra rettangolare, quella rettangolare eravamo noi. Erano poco più stretta, però erano poco più lunga. E a fianco, a sinistra, ci stavo mia sorella Antonetta. Avevamo due stanzette. Era la prima, era una stanza unica, e era con una tenda e a metà. C'era un letto di mia madre, che giù dormiva mia madre e mia sorella, che era ancora piccola, pure mia sorella che è venuta da piccola. E poi avevamo una stufa a legna che ci cucinavamo e temporaneamente ci facevamo anche del riscaldamento. Tanto freddo che faceva che certe volte chiatrava là, chiatrava sempre a noi là. Perché eravamo come fossimo azzaccanati in quella zona, però era un punto di ritrovo. Quindi la domenica eravamo lì a giocare a bocce, a giocare carte, a giocare pallone, quindi era il ritrovo, il punto più bello, che c'era tutta la libertà, che uno poteva fare quello che voleva, e quindi è rimasto come col nome Zaccano per questo motivo. Che tu cancella da acqua ma poteva portare noi. Luce noi, per terra che c'è certa cosa astra, quella viene chiamata, andiamo a tappezzare tutti noi qua. Da soli quattro mura noi abbiamo trovato, poi il resto. Io penso che proprio questo, quando è scoppiata l'emigrazione a Germania, a Svizzera, allora Caselle si è ingrandito assai proprio. Perché dopo che ha avuto primo chance che c'è stato un po', che hanno visto i soldi alla gente, a lira. È sacrificio. Marilena ha chiuso a casa, usava la chiave, ma potevano pure rubata. Usava la chiave sotto una mattonella, sotto la finestra. E poi i due, uno gli è andato a venire. Ma scambiavo, che gli è che veniva? Però io, quando io ero sulla singola, no, io ero due fezzelle prima, che lo dà. Prima lo stia, ti assai, proprio stia. La Romania era l'undici e mezza. Certe volte la trovava tante colocchie vogliate. La mettia a dormire, però dormiva, poi si svegliava la creatura e si veniva da solo. Si lavorava in fabbrica fino a venerdì, che faceva straordinario a volte, pure lo sapevo. E la domenica, il passatempo era là, in due sacchi. Sotto i melite c'erano certe mele, o si giocava a carte, giocava una bocce. Poi avevano fatto un cambio di bocce fra noi, si aveva fatto, si revertivano così. Chi no, se... no, c'è stia buono. Avevano organizzato una jazz band a Randec, che venivano pure a suonare, la Randec a Cotto Matingane, un mulacchio, erano 4-5, Tramontano, mi ricordo. Sono morte parecchie, Si viaggiava sui treni, si prendevano, c'erano dei treni che facevano Sapri Milano, venivano dalla Sicilia, che quando arrivavano a Sapri erano già zeppe, non piene, zeppe. Quando si poteva entrare al massimo per andare in un gabinetto. E ogni volta che uno doveva andare al gabinetto dovevamo uscire. E poi, immagina, nei corridoi, viaggi come le bestie. Allora, oggi meno male che allora si viaggiava, basta, o panzalani, o all'impiede, seduto con una valigia, per terra, da un corridoio, la gente ti passava per conto, per il gabinetto, quindi non ne parliamo. Era proprio... Non... Poi chi si è cominciato a pigliare la patente, cominciato a pigliare un motorino, qualcosa così. Papà, mi ricordo, si aveva fatto una moto, che con sede a carro a fianco, era caratteristica. Sate noi se oggi una moto del genere. Era una Rui 50 BMW. Sì, i primi anni. Ti ripeto, chi la Lambretta,
che stai mio motorino qua, così, picchia a fatica. Poi mano a mano ci hanno comprato la macchina e questi sono i primi anni. Poi sono passati in casa fa e si beveva già meglio, diciamo. I docce si facevano in fabbrica dove lavoravi, o c'erano i docce comunali, sotto al comune, con Tumaningen, c'era la scala, c'era il doccio comunale, che ogni sabato, non mi ricordo, ero piccolo, ti portava l'attrezzatura e ti va a fare i docce da. C'erano quelli che lavoravano a turno, che facevano due turni, e allora c'erano di mattina e non c'erano di sera, c'erano di sera e non c'erano di mattina. Cioè. Però quelli che lavoravano, maggior parte di a cosa? Giornalieri dalle 7 alle 4 la sera, maggior parte eravamo in Orione dove abitavamo, là mangiavamo sempre a casa. È una cosa particolare che voglio raccontare, visto che fa la spesa, la bicicletta, si scordava un andone oggi. Passero 5-6 giorni a dove la bicicletta. No, io spesso mi scordavo, come mi scordo attualmente, che devo dire, c'è una natura così. E poi abito, detto, ma la portaste quando io sto a fare la spesa, ma fosse lì, come si chiamava dove veniva a fare la spesa? Era poco lontano, e stavo da 5-6 ore nella bicicletta, non la toccavo nessuno. E poi abito, si scordava un altro negozio. Il rapporto con i tedeschi? Voi, che soprattutto voi che avete avuto per primi, che non è stato semplice instaurare. L'ombra di ghiaccio. Non era con tutti uguali. Nella fabbrica c'erano alcuni che ci guardavano storto. Però la domenica mi ricordo dei particolari che mi sono rimasti impressa e mi sono contento. Andavamo a fare una passeggiata, ci incontravano delle persone anziane, ci salutavano, buongiorno, guten tag, addirittura col cappello gli facevano l'inchio. Quindi tutto il mondo ci sono i buoni e ci sono i cattivi. C'erano quelle che ancora avevano l'odio di guerra. Non mi trovavo così bene. E purtroppo ce l'hanno fatto anche pesare anche noi un po'. Però poi piano piano, quando sono stati sempre di più, che fino a che poi pensa che solo a Gottavadini che c'era un 600 casellesi, fatto con un po'. E quindi poi anche loro si sono ammorbiditi, quelle che poi che è andato in pensione, quelle che hanno fatto la guerra, poi mano a mano, poi alla fine e siamo rimasti, io tenevo famiglie, tante famiglie, amici che andavamo insieme. La domenica si andava a sciare, si andava a casa loro, a casa nostra, quindi è stato uno scambio culturale molto molto bello e interessante, anche se noi venivamo da una cultura tanta tanta diversa, però ce l'abbiamo fatta. Poi la difficoltà con la lingua, che ti fa capisce, non è che a geste, tante volte, hai di tiro brotto, vai a cercare. Viene papà via, brotte, per non mi scordare la prima volta. Il rapporto con i tedeschi a me, dal primo giorno mi sono trovato sempre bene. Tu dici perché? Forse venivamo anche da un certo rispetto che avevamo pure a casella, in famiglia e cose. Poi sono andato da piccolo, una volta non mi mai dimentico, dopo 15 giorni c'è un gambetto che ha pallavolo lì, e allora mi trovavo io e Michele Salamone, un bazzarro, e c'era una stradella che era di vieto di circolazione, di vieto di ci potevano camminare solo a piedi. E allora una sera andavamo al campetto e allora buona volta tenevamo una bicicletta e ci siamo messi tutti e due sulla bicicletta. E allora alla fine della stradella mi sono fatto la polizia. E allora siamo con Michele, diciamo, come pigliamo la bicicletta e andiamo lì. Disse Michele, mica che dava una bicicletta, che devono. Allora poi, in bene o male, ci hanno capito e ne abbiamo fatto capire. Però poi siamo rimasti
e diventati molto amici proprio con Bruzziotto. Io dico una cosa, che abbiamo sbagliato noi a non integrarci con i tedeschi. Questo qua è stata una cosa negativa, perché noi ne quasi ghettizzavamo fra noi e noi, e sbagliavo, perché tu non ti impari la lingua, non socializzi con loro, tu devi venire dalla fabbrica, dicevo, sì, ti imparavi un po' posti di lavoro, ma se tu ti integravi nella società tedesca era un vantaggio. Che qua era dura. E ci siamo messi a costruire, abbiamo comprato il suolo, fatto il primo piano, il secondo piano, finiti i soldi e tornavamo in Germania a recuperare. È venuta anche lei per un altro poco, siamo stati poi però non più a Gottmatinghe, ma siamo andati ad abitare a Radolf, no, a Horn. Horn. Lavoravamo a Radolf Zell. Se non eravamo in Germania, non la potevamo fare. Potevamo fare a casa. Ringraziamo veramente la fabbrica. Che noi questa casa, questa terra, abbiamo fatto cambiare quando l'abbiamo comprata. E poi, mano a mano, faticavamo e mandavamo il cambiale a Toscana. Noi abbiamo comprato un po' di terra, c'era pure la terra a cane. Quando facciamo l'atto questo cristiano non ci potevamo l'atto, rimanevano 300.000 lire mi pare, e ci mandavano a questo cristiano, non ci arrivavamo. Però... quando ne tenete per mandare, era una vecchiaria di voli. E noi, grazie a Germania, papà è fatta la casa, per esempio. Oh, ma tanto si risparmiava pure un po' mangiare, non è che ricicava, perché quando tu tenevi i mastricca che papà mandava i soldi, che poi tanto il cambio era 145 lire, non è che chissà quanto si guadagnava 300-400 marche, non è che si guadagnava... Però mi votava volontà buona per fare campo. C'eravamo serie, noi avevamo sofferto pure questa cosa. Votava volontà, ma abbiamo saputo gestisce pure... i soldi, non lo fatta la casa. È un coraggio pure. Un coraggio, sacrificio. Sacrificio, è stata una cosa. Io me ne venite sola con due creature, caso, con la caglienta. Allora, all'inizio, Giuseppe, non era tanto semplice, perché tu pensavi che venivano la guerra, era finita da 20 anni, 15-20 anni. Eppure quei bambini, quei ragazzi, coetanei miei, li chiamavano cinque, li chiamavano spaghetti fresche, mangia spaghetti. Lui dice messa e un cortile, perché i calabresi, c'era la stariceria, erano, tante volte facevamo pure questione. Pensano un po', io c'era stato già a Gottmatinghe e poi niente, e tornato. Sei persone portai a casa con me, che già aveva fatto un contratto, ricordate, perché sapevo dove avevo io, no? E sacrificare tutto quanto, dico, speriamo che mi venisse un po'. E che quando arrivavo tu con Bangiolino, sei persone che avevano piazzato tutte quante. Io ho avuto anche il piacere di fare l'interprete nella FAR. E quando venivano gli italiani, sempre dal sud, da Milano a Torino non vedevo mai nessuno, tutti dal meridione, venivano tanti italiani e io ero incaricato a compilare i documenti di entrate, di uscite, quelle da dove venivano, che avevano fatto, queste cose qua. E erano ben diversi da noi, cioè poco come i casellesi che accettavano di fare qualsiasi lavoro e in qualsiasi condizione accettavano tutto. I forestieri non erano così, quelli che venivano, sai, preferivano lavorare con la cravatta, insomma, hai capito? Qui c'era un campo da bocce dove si passavano gli interi pomeriggi a giocare tutti insieme, e c'erano due alberi da frutta di mela dove si ci riuniva sotto e si giocava a carte, si beveva birra e si stava in compagnia scherzando. Ma ce n'erano queste tese da fabbrica, la Cina c'è queste tese. E io vado all'ufficio, dice, così tengono un cugino, ma dice, a te ne viene. Era così.
non ti facevano gravare, con basta che sentivano caselle, che c'era mezzo caselle. Rico, non è che se, è una fesseria che tu ti mandate la te. Dico che. Basta che non arrivavo, da caselle. Quando era l'invernata, ne riunivamo o a casa di uno, o a casa di un altro, giocavamo a carte e chi si faceva? E così passavamo del tempo. No, noi paesani eravamo come una famiglia. Combatte, diciamo così. A parte che eravamo di casellesi, che eravamo uniti, e in più che eravamo emigranti e già ne trovavamo all'estero, diciamo così, e ne cercavamo molto di più di come forse si cercano quando stiamo a caselle più che altro, diciamo così. Che so io, se tu ne volevamo bene, non è che ne odiavamo. Certe volte o Zacca la domenica era come una fiera, diciamo così, si riunivano tutti e dopo. Non c'era il disturbo che disturbava il tedesco, vado. Eravamo tutti paesani, gridava, ballava, cantava, faceva chi doveva lì, capito?